Eccoci, boys. Proseguiamo un po' il Final Fantasy. Non dovrebbe mancare molto neanche alla fine adesso. Non so se sarà l'ultima, credo che sia la penultima questa live di Final Fantasy 3. Allora, in tutto questo abbiamo le quattro zanne e dobbiamo andare al castello o al palazzo di Doga. No, è da sotto. Quindi le ultime classi saranno il ninja, che a questo punto credo la utilizzerò io, l'invocatore, che sarà Zacian, il saggio, mago bianco, o quello che è mio, e vediamo se per il Koki sblocchiamo un'ultima classe o meno. Allora, qua andiamo verso il palazzo di Doga. Attenzione, qua non posso passarci perché ci sono correnti troppo forti, quindi mi serve la Nautilus per forza. Solo che per andarvi là io lascerei qui l'invincibile. Andiamo a prenderci la Nautilus a piedi. Mi esagerati. Non ce li hanno neanche tutti quei punti vita. Allora, le rovine sono in alto. Ok, con la Nautilus riusciamo a superare i venti che ci sono. Siamo pronti anche per andare a prenderci Odino adesso, onestamente. Penso, almeno penso. Direi che ci facciamo prima un giro qua alla dimora di Doga. Bentornati, io e Nei abbiamo preparato tutto per il vostro arrivo. La voce di Doga riecheggia nella sala. Attraversate la caverna, vi aspettiamo più avanti. Abbiamo 6 quartieri. E
qua ci sono anche dei mostri unici. E i mostri unici sono Umbala, la Nemesi. Questo è uno, ce ne sono quattro totali. Ho visto che cosa mi ha ucciso. Perché sono schiattato? Ma perché sono un osso? Balzo di pulcella e un paio di campozioni. Ok, il Peanton è il secondo. Ventimila kill, va bene. Il ciclope è il terzo mostro mancante e ci manca solo l'ogre adesso. Livello 40, un po' tutti. 20.000 kill. Ci sono un po' di cadaveri che non lasciano ben presagire. Pattina luminosa. Ottimo. Di qua si prosegue. Altri ciclopi. Fanno un botto male, sti ciclopi. Anche noi gliene facciamo, per prima. Ok, tutti i fattiani presi. Dobbiamo trovare solo l'ultima tipologia di nemico qua. Andiamo qui. Ciclope.
gameplay qua, gli Umbaba e gli Orc. Cavolo. Lei muore. Vabbè. Certo. Sì, andiamo con un paio di campozioni. Quindi qua, come bestiario, abbiamo detto che 156 al 159. Li abbiamo presi. Eccovi, è tempo di completare la chiave di Eurica, ma per farlo dovete affrontare e sconfiggere me e Unei. In guardia, piccoletti. Cosa? Ma non possiamo farvi del male. Non avete scelta se volete ottenere l'equipaggiamento di cui avete bisogno. In passato l'umanità sigillò nella terra di Eurica delle armi troppo potenti per essere usate liberamente. Per accedervi è necessaria una chiave, ma potremo crearla solo imbrigliando l'energia scatenata dal nostro scontro. Deve esserci un altro modo. Non potremo mai combattere contro di voi. Un sentimento nobile, ma sciocco. Non mi lasciate altra scelta. Sarete costretti a combattermi o morirete. Doga attacca la squadra. Che bestia informe è Doga, scusa. Minchia flercia. Infernale. Easy.
Toga, tieni duro. È anche arrivato il mio turno. In guardia. Fermati, Unai. Non vogliamo combattere contro di te. Non abbiamo tempo da perdere in chiacchiere. Non preoccupatevi. Anche se il corpo muore, lo spirito perdura. Avanti, difendetevi. Che bestie immonde erano i due saggi. Ah, anche lei è Gida utilizza. Anche fuoco infernale fa il suo sporco lavoro, devo dire. Doga, Unai! Ora la chiave di Veronica è completa. Ecco, prendetela. Doga, non temete, il nostro spirito sopravvivrà anche senza i nostri corpi. Ora potete superare le statue che proteggono la torre di Syracuse. Dovete impedire a Xandi di richiamare l'oscurità in questo mondo. Nella torre di Syracuse troverete l'accesso a Eureka e alle armi che custodisce. Vi serve anche questa. È la chiave che scioglie il sigillo sulla porta della torre. Veglieremo sempre su di voi. Ora andate e fermate Xandi. Ho ottenuto la chiave di Syracuse. Ma a quale prezzo ho ottenuto quella chiave? Ok, penso di essere quasi a livello massimo con le classi. Anche perché non penso vada oltre il 99.
Ci siamo fatti anche un livellino. Salviamo. E queste esplodono. E ci dirigiamo verso Odino. Ancora un Bahamut anche da vediamo se è tornato in tutto questo. Riposino tattico. Soprattutto PM hanno ripristinati. L'ingresso della caverna era appena qua sopra. Ok, questi non fanno molto danno adesso. Vediamo se Odin è un avversario affrontabile al momento. Eccolo. E andiamo full danno. Occhio demoniaco. Non potevi fare un ciclone e basta. Mila, 4000, danno c'è di nuovo sto occhio demoniaco. Mila 600, un bel fuoco infernale. Molto più gestibile.
Ma proprio appena appena, eh. Eccolo qua, portato a casa, anche Odin. Guardiani della luce, avete meritato il mio potere. Invocazione catastrofe. Eccellenza professionale, ha raggiunto il livello 99 di qualsiasi classe. Nice. Non che mi servisse luce primitiva, ma ben venga. Ottimo. Andare da Bamut. Ma tra l'altro qua questa grotticina andarti un attimo con l'invincibile. Riposiamo di nuovo. Voglio vedere la grotticina che c'è in queste montagne qua. Queste montagne qua. Se non l'avevamo esplorata, non potevamo. Antro di Bahamut. Infatti, ecco perché non potevamo. Quartieri e un oggetto. L'oggetto immagino sia l'invocazione di Bahamut.
Di Fenice, vento artico. Ottimo. Asta del Golem. Grambora. Dopo gli Urbora, il Grambora. Io sono pietrificato. Di Bacco, Uoma di Lamia, incenso nero e quello di Fenice, ma gli incensi cos'è che fanno? Effetto di Ade, effetto di Santa. La voce di Bahamut che mi suona nell'arnia. C'ho Gamepad, Final Fantasy 3. Diciamo che è il primo vero Final Fantasy, tra virgolette. Dopo il primo e il secondo, il primo ovviamente ai tempi, ma anche adesso è molto basilare come gioco. Il secondo penso sia il peggior Final Fantasy dell'intera saga, proprio a mani basse. C'è cioè un sistema di una meccanica di livellamento dell'equipaggiamento stranissima e delle magie, boh, non mi è piaciuto per niente. Il terzo, cioè, è il primo che fa un tentativo anche di aggiungere una bella trama oltre al gameplay. Quindi approvato. Bahamut, ben fatto. Ora mettete alla prova la vostra forza contro di me. E qua siamo verso le battute finali. Penso mi mancano qualche luogo qua e là, ma siamo in dirittura del finale. Allora, qui attacchiamo. Non gli ho insegnato Catastrofe, mannaggia a me. Tanto potenziamo la difesa. Quanti danni prende? Ma ne prende abbastanza. Non ce ne fa neanche troppi. Dragonair, questo design di Bahamut a quello dei Final Fantasy successivi fa veramente strano. Abbastanza. Soprattutto con gli ultimi capitoli. Questo qua è sempre tanto un trago bianco occhi blu alla fine. E ci sta, perché alla fine, essendo sprite, era NES. Hanno fatto anche un bel lavoro. Devo dire anche i nemici tra un capitolo e l'altro sono piuttosto variegati. Poi li hanno ripresi nel corso degli anni, ma li hanno rivisti un po' più di una volta. E mi fa piacere la cosa alla fine. Bahamut anche qua non credo mi dia troppe difficoltà, siamo veramente ben messi a questo punto del gioco. Mi manca giusto prendere le ultime classi. E siamo a cavallo. Anche perché li facciamo con Mega Fusione. Eccola. Mega Flare.
Che bella. Sacco, proviamo un calore che se ci va bene ci curiamo tutti. Non che ne abbia così tanto bisogno. Ma una fullatina non fa schifo. Doppia mega flare, va bene. Bene, Bamut. La sicurezza, esatto. Anche perché ormai lui sta spammando solo questa, quindi va di 600 danni alla volta. Che non sono affatto pochi. Occhio demoniaco di Leviathan, non so cosa faccia, onestamente. Pochi potrebbe rischiarmi di venire ucciso, ma muore prima Bahamut. Easy. Vabbè, qua adesso c'ho anche le classi quasi tutte al 99, cioè c'è il lottatore e il bardo sono al 99 e fanno uno sfacelo di danni. E poi non ho capito perché storpiavano i nomi. Si chiama Bahamut, ma l'evocazione diventa Bahamur a caso. Se ci va bene uguale, grazie a Dio. È strana la cosa. A proposito, adesso insegno a Zacian entrambe le evocazioni che ho acquisito. Bahamut penso sia quella di livello 9. Odin non so se è quella di livello 9 o meno. Vediamo subito. Getto. Livello 6 e livello 8. Zacian e Zacian. Livello 6 e 8. Mi manca la... Quale mi manca come vocazione? Magie, Zacian. Rimuoviamo energia, cecità e bufera. E gli insegniamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In realtà le ho prese tutte. Se non le ho acquistate, mi sembrava di averle acquistate tutte. Nascita, ghiaccio, che è Shiva. Che mi chiamo, che è il Chocobo. Scintilla, che è Amo. C'è qualche evocazione che ho missato? Probabilmente sì. O quantomeno, non in questo... Non nei luoghi che ho visitato. Probabilmente nell'ultimo luogo ce n'è un'ultima. Smilodonte. Beh, che facciamo? Non ci guardiamo cosa fa Mega Fusione? Lacerazione lancia. E fa 3000 danni con la classe che non... con la classe più debole. Talento invocativo. Hai appreso tutte le magie di invocazione. E infatti. Volevo bendire. Ma si vede che si è impallato un attimo il sistema. Lampo d'acciaio. Vediamole un po' tutte, una peana e via. Grazie, grazie. 68 qua. Cioè, alla fine i suoi danni li fanno, eh. Vediamo anche Shiva dopo.
Alla fine questi Final Fantasy, almeno con le pixel remastered, sono molto godevoli sia da giocare che da platinare, perché sono molto veloci alla fine. Difficilmente manchi qualcosa, sono veloci. Alla fine in una quindicina d'ore lo si finisce. Lo si finisce al 100% praticamente. Okay, da qua noi possiamo dirigerci, direi, verso la torre maledetta di Syracuse. Facciamo un salvataggio in ogni caso. E tutto bloccato. Posso scendere? Sì, ma poi anche queste versioni hanno tante facilitazioni che non sto usando, ma ad esempio per le ultime cose, se devi livellare, ok, ci sono una specie di cheat, ovvero dei moltiplicatori sia per i soldi che puoi ottenere che per l'esperienza, quindi è tanto agevolato. Qua. Qua sembra tanto Lega Pokémon. Stiamo andando all'altopiano blu qua. Ok, una volta distrutte tutte le rocce. Possiamo andare verso la torre prima citata. Sempre con la nostra bella aeronave, perché là ho visto che c'è un ostacolo. Siamo agguato. Questi si pigliano anche botte dall'aeronave, a cannonate. Se penso a Shiva del 16 e a come era all'inizio, ne abbiamo fatti di passi in avanti, eh? Ok. Beh, direi che siamo giunti. Anche qua, altro salvataggio. Che male non fanno. E soprattutto c'è la minimappa. Minimappa sempre. Oh, l'ultimo cristallo, dicevamo. Il cristallo della terra, ma qualcosa attacca la squadra all'improvviso. Sarete inghiottiti dall'oscurità nel nome di Xande. Titano. Attacchiamo normalmente. Sì. Abbiamo anche catastrofe. Quattrocento. 2300 Odino. Vediamo il Ciocobo Ciccio che fa. Sisma. 400. Ciocofuga. Ah, serve solo per fuggire il Ciocobo. Allora andiamo con Leviathan. Fai 1600 per tradire. E dai con sto occhio demoniaco che non ha effetto sui boss.
Faccio vedere io chi è il vero titano. Vai, Zacian. Ogni evocazione c'ha due tipologie di attacchi. Vai con Bahamut. Lo sciottiamo. Facciamo azione. Speravo in una mega fusione, se devo essere onesto. Ecco qua. Il quarto e ultimo cristallo, il cristallo della Terra, guardiani della luce, colui che chiamano Xande ha corrotto il mio potere nel tentativo di non dare di oscurità a questo mondo. Dovete usare il potere custodito al mio interno per dissipare la nube oscura. Ed ecco le ultime classi. La squadra ha ricevuto la benedizione del cristallo della Terra. Stregone, Devoto e Invocatore sono ora disponibili. La torre di Syracuse è stata costruita cristallizzando il potere della luce. Xande vuole usarla per amplificare la nostra energia e invocare la nube oscura. Guerrieri della luce, dovete farvi strada fino alla torre di Syracuse e fermare Xande. Più che altro... Ero convinto che mi desse anche la classe ninja io, ma così non è. Quindi dove si ottiene la classe ninja? In quale posto? Vediamo se c'è ninja, Final Fantasy 3, perché io volevo fare il ninja, grazie a questa classe si specializzano negli attacchi sorpresa. C'è ma non c'è. Questa per DS però. Questa è nel DS. Boh, magari più avanti a questo punto. Beh, comunque. Zacian lo facciamo invocatore. Invocatore o mago nero, adesso decidiamo. Mio invece diventa devoto. Ok.
prima di andare avanti, però voglio andare a prendermi anche. Le ultime magie bianche. Esatto, lei può usare tutto, ma gli mancano un po' di incantesimi. Che specificato addirittura. Allora, iniziamo un po' con l'energia, ce l'avevamo. Aspetta, è a roga, saltello. Rigida, energia, rinascita. Mini ce l'abbiamo già appreso. Ok, con lei dovremmo essere a posto tecnicamente. Adesso con l'invocatore ha sbloccato i veri incantesimi delle evocazioni, polvere di diamante. Ora iniziamo a ragionare. Ora ragioniamo come si deve. Allora, qua c'è un pezzo nascosto. Appena un pelo più sopra. È il villaggio di Doga dove abbiamo tutti gli incantesimi. Ok, lei c'ha tutto. Ha tutte. Queste ne abbiamo tutte. Le apprendiamo. Queste costano 20.000, le ce le accogliamo. Santa effusione ancora non le abbiamo qua. E queste le abbiamo apprese. Adesso possiamo avviarci effettivamente nella torre. Troppo pizzati anche le magie. Al solito. Maledetti maghi neri che rubano tutta la scena. No, devo andare a prendermi l'altra navicella. Facciamo un posino veloce. Ci avviamo nella torre di Syracuse nuovamente.
ben 192 danni. Che paura. Porca puttana, quello sì che ha fatto male. Sì che ha fatto male. Come siamo messi a magie? Molto bene. Molto bene, direi. Ah, figli di Fea. I nemici picchiano, picchiano assai. Elisia. Anatos. Abbiamo due fattiani qua in alto. Bacio e uno scudo. Ciao Melli! Chiamite, scusate. Salute che se ne va questa. C'è un quartierino là in alto. Come stai, Melli? Mangiato? Hai mangiato? Ma soprattutto cosa hai mangiato? Ma io voglio di starnuti non tanto perché, non so perché, cioè, classico starnuto che ho qua qualcosa vicino al naso che prude e mi fa starnutire. Intanto io qua sto crepando male. Attaccate, attaccate, ma attaccate con cautela. Vediamone a Giga come se la cava. Il 100, mica male. Non abbiamo tantissime, ma fanno il loro lavoro. Ho mangiato, ho fatto la pizza a piacere per quello che avevo, con quello che avevo in frigo. Oh, ma ti tratti bene, pizza ieri, pizza oggi. Clone di Unei, a caso, va bene. Pensa a te.
Pensati. Qua ne abbiamo una svagonata e mezza di quartiere. Ne abbiamo 5 qua sotto. Accanito di live. Ma più che altro te l'ho detto perché anziché farne una da 6 ore, ad esempio. Preferisco farne ad esempio 2 da 3 o 3 da 2 addirittura. Che mi viene molto più comodo staccare di tot in tot. Sì, ma anche perché non tanto per. Non ce la faccio a fare 6 ore seduto e continuamente alla televisione. Semplicemente perché anche mi stanco prima io, cioè mi stufo di giocare. E quindi preferisco intervallarmi anche con una pausa di 40 minuti, mezz'ora, non tantissimo, ma comunque per staccare un attimo. Vediamo scintilla con te. Molto bellina anche questa. Fanno un macello di mezzo di danni, quello sì. Di Fenice, lama di pietra e scettro mille usi. Va bene. Vai con lo scettro mille usi. Mille usi più uno, sembra uno di quei prodotti per pulire. Pulisci tutto mille usi più uno. No, li subisco io i danni, non sono io che li faccio. Li subisco? È diverso. Vediamo anche Titano che fa. Io sono bravo e andato a quello tutto nero, Calimero. Se Zacian usa le magie, gli altri non fanno niente. Quindi Zacian, magie proibite. E dopo fa sfigurare gli altri che sempre non facciano niente. Maledetto Zacian, che si prende tutti i meriti. Di Fenice, anello protettivo può usarne qualcuno, tipo Zacian, appunto. Qui mancano giusto 2 quartieri, quali abbiamo presi tutti. Sì. E quindi andiamo verso il basso. Zacian, poverino, poverino il cazzo, Zacian. Adesso faccio io la magia, lo invoco io. Se pronunci, leggende narrano che se pronunci 3 volte il suo nome, compare in chat, scrive qualcosa e poi scompare, tipo Milord con Sailor Moon. Vivek, Vivek, Vivek.
Ed è molto di avventura. Infatti, i suoi danni li fa. Attacca, attacca, ghiaccio. Ed è una curantina a pochi. Sta per schiattare. Appunto, è schiattato. Ma anche il mostro, sempre che attacca la stessa persona, ma attacca qualcun altro, no? Rinascita. Con l'angioletto. L'angioletto quello della Maiola. Quanta vita c'ha? Andiamo con energia. Come mancato! Ma non puoi mancare il colpo così. Zatian colpisci una volta. E niente, Zatian si rifiuta. Boia. Colpo mancato. Colpo mancato per 3 volte di fila. Quanti di cristallo. Se sei a posto, te anche. A posto con questo. E gli è rimasto infisso nella mente il pennello a Melly. Basta. Andata persa per sempre. Melly, devi dirsi qualcosa? Non giudichiamo in chat. Se devi fare delle confessioni, nessuno giudica. O no, di nuovo. Zatian usa qualcosa di diverso, per Dio. Mio, mio, mio. E con una rianoga, mio. Hai fatto troppo rianoga, te lo scriviamo in privato, ok? Scherzo. Stai facendo tutto te, va bene? Vabbè, ma scusa, è obiettivamente vero. Michelangelo mica aveva le stampanti 3D per fare la Cappella Sistina, a proposito di pennelli. Si è messo lì a manina con un pennello, magari anche rovinato, che ne sai te come lo facesse? L'ha fatto una signora cappella, voglio dire. Mega fusione, esplode tutto. Per rimanere in tema, no? Cioè, ci sono pittori e pittori, ma c'è chi è dedicato sui vasi e chi sulle
cappelle. Perché ha preso dei danni? Lui ha preso danni dal suo stesso attacco. Molto più pulito sto giro. Nice. Il labirinto degli antichi. Qua noi abbiamo per caso un padiglione, no? Non ci sono i padiglioni qua. Niente padiglione, padiglione ancora è andata male. Di cristallo, qua quanti ce ne sono? 23 quartieri, di cui la metà sono praticamente qua sotto. Qua che abbiamo? Punto primo. Dallo specchio proviene una voce. Questa è la porta aperta a terra proibita di Eureka, dove l'umanità ha sigillato armi troppo temibili per essere usate. Una forza invisibile sbarra il cammino. Ma noi abbiamo la chiave. Con permesso. Signor, offro il caffè. E manca la terra proibita. Anche qua già abbiamo 19 quartieri in tutto questo. Sleipnir. Nomi molto altisonanti. Vabbè, ma muoiono alla svelta. Let's go. Un elisir e un vento artico. Facciamo un giro da sopra. Tutti che attaccano sempre mio. Ma guarda mio che è fermita e si mette lì accucciata che piange. Le orecchie da gattina. Tieni una cremantina, fidata. Povera mia, però, carina l'animazione. Carina la posa quando è danneggiata. Braccio di Piros e Iana Divina, bello schifo. Abaia. Anche Abaia non morte. Non è che in calore utilizza una magia che si chiama calore, però effettivamente è letta così, sembra che sia in calore Zapian. Zerellone. Tipo, ce lo fai vedere contro questi? No, ma ripeto, Melly, se devi fare delle dichiarazioni, puoi farlo tranquillamente. Ti vedo bella piccantina. Pennelli e persone in calore qui male male. Un altro braccio di Piros. Sotto di qua si scende, vediamo qua cosa c'è.
Chiama divina, cura di Fenice, vento. Ma le botte. Ma sì, si scherza, eh. Se non siamo idee così. Ma perché si cura la metà lui e basta? Cos'è? Gli pietrifichiamo solo le zampette? Che è? Hai passaggi nascosti? Ninja. Qua c'è un ninja. E noi lo picchiamo. Un po' lui picchia noi anche. Qua è esistente il ninja? Ma che lo picchia con i bastoncini Zatian. Bravo, bravo. La tenta 1012 mi ha fatto e mi ha anche avvelenato e accecato tutto. Vai con ghiaccio, abbiamo un Estna, sì. Conteneva un fiocco. Fiocco lo diamo a chi possiamo dare il fiocco? A nessuno. Chi può usare il fiocco, scusa? A parte che non me lo dà neanche nei. Non trovo il fiocchetto. Ma viene usato, è una rarità? Canoa, canoa, zanna, zanna, scarpe. No, non è una rarità. Dove me l'ha messo il fiocco? Tonno, ago, coda. Pane, asta, veste. Libro, libro, erba. Tranquillante, mini. Completo, artigli, campozione, veste, lancia, elmo. Ecco. Scudo. Ma mi hanno scammato il fiocco. Il fiocchetto. E niente, mi hanno scammato il fiocchetto. Ninja con i bastoncini da Shanghai. Il fiocco dallo a me. Ho sempre qualche pacchetto da fare. Dove me lo metto il fiocco? In che senso? Dove vuoi mettere il fiocco, Melly? Me l'hai rubato, dov'è il fiocco? Non c'ho il fiocco. Boh. Ma può usarlo solo il ninja per caso? Vabbè, mio torna non ad essere un cavalier cipolla, ma un devoto, una devota. Vabbè, abbiamo veleno. Oh no, mi ha azzerato tutti i PM. Cook. Utilizzo un. Utilizzo un'elisia.
lì, alla brava. Niente, niente. Bianchina. Dov'è finito il fiocco? Dove l'hai nascosto? Ho paura a chiederlo. Andiamo qua sotto prima. Andiamo qua sotto prima. Che è anche chiusa. Scelta azzeccata. Niente, ho preso il fiocco, ma... andato. L'ho preso, ma non l'ho preso. Mi è caduto dalle mani. Uno shuriken. Bene. Andiamo giù dall'altra parte. Bello che lo pietrifica, diventa grigio su grigio, una tonalità differente, 50 sfumature di Melli. Ospo, no. Tacca. E cura. Ma c'è un Delvinello per caso insieme alla pizza, Melly? Lo chiedo per un amico, eh. Ma 500 di danno è tantissimo, scusa, un quarto di vita mi fanno. Eccessivo. Assicurano no, tisana alla mela. E sono sicuro che non fosse del sidro di mele, non una tisana. Viene spammata come mela, ma magari il trattamento era ben diverso. No, Koki! Koki è morto, di nuovo. Sempre Koki che muore. Chissà come mai. Dopo mi banno, dopo comando ban. Tieniti un'energia. Potrebbe mettere un comando all'esterno in cui c'è cura automatica, in modo tale che io ogni volta evito di andare qui a manina e curare a mano. Me lo fa lui automaticamente. E questo cos'è? Il cerchio lunare, forza dell'oscurità. Sarete capaci di sconfiggermi? E chi è questo? Amon. Ma chi è questo? Si spamma un Leviatano? Buonaga.
pubblicità a breve, mi sa. Attacchiamo, attacchiamo. Continuiamo con Leviatano. Ma potremmo fargli anche un... In realtà potremmo fare un fretta su di me. Che attacchiamo più volte in questo modo. Attacca. Non prende chissà quanti danni questo. Facciamo un fetta anche sul buon Koki. Ah, perché è quello con i punti deboli. Gli facciamo comunque tutto sto danno non colpendo i punti deboli, non sapendo quali sono. Va bene anche così. Siamo infernali, il loro squacco davvero lo fanno. Scusa, se aveva tanta, così tanta vita. Non aveva così tanta vita sto qua. Ha cambiato le fiamme. Sarà debole a cosa adesso? Boo. Andiamo ghiaccio. Vabbè, non ci interessa cosa fosse debole. Maghetto teschietto qua. L'abbiamo affossato. Ha ricevuto il cerchio lunare. Il cerchio di luna come Sailor Moon. Bene. E che cos'è di grazia? Arma da lancio con lama a forma di disco. Il cavaliere nero può utilizzarlo. Fa anche un botto di danni in più. Il buon Koki. Abbiamo uno qua a sinistra. A che round? Buongiorno signor Acheronte. Lancio del disco, il Koki. Molto bravo. Ottimo. Una coda di fenice, che male non fa. Questo invece fa un po' più male, la bastonata che mi ha dato. Niente, si accaniscono contro il Koki. Quindi Koki si prende le botte. Masamune, la leggendaria spada incantata. Come le bastonate mi prendo. Se sapete sconfiggermi, il mio potere sarà vostro. Una Kunoichi, che per chi non lo sapesse è una ninja, ma femmina, donna. Leviathan. Qua facciamo uno scan. 2020 mi ha fatto cazzuzzola. Nessun punto debole.
Poi non mi ha fatto vedere neanche i punti vita. E noi abbiamo il serpentello che attacca. No, facciamo una magia energia su di me. Appunto. Cioè, fa più danno di quanto ne possa sopportare. Vai, Koki, attacca tutti. Guarda che danni che fa. Indecenti. Giga, basta, attacca lui, Madonna, mi ha lasciato tutti con uno scudo e mezzo di vita. Lo scopo di questo gioco quale sarebbe? Come tutti i giochi di questa tipologia, quando le vedi che ci sono i combattimenti, questo si chiama uno di quei giochi a turni, nel senso. Io posso starmi fermo su questa schermata quanto voglio e finché non impartisco il comando non si muove nessuno. È tipo una partita a scacchi, no? Adesso è il mio turno, dopo tocca al nemico. E solitamente quando ci sono giochi di questa tipologia c'è una storia di contorno e l'obiettivo è sconfiggere il male supremo solito che si annida, che minaccia il mondo intero. 90% dei giochi di questa tipologia hanno sempre il male supremo da sconfiggere. Infatti noi siamo quattro guerrieri della luce che devono sventare la minaccia che si è scatenata qualche anno fa, bla 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 bla. Sì, lo scopo è sconfiggere il male. Detta molto proprio in soldoni. E fai conto, alla fine questi inizialmente sono abbastanza banali, perché appunto erano le prime iterazioni di questa tipologia di giochi e non avevano chissà quale né gioco né gameplay in sé né storia effettiva. Tutto ruotava intorno al è successo qualcosa, ci sono quattro predestinati che devono salvare il mondo, e così si ripete. Man mano che si è andato avanti con gli anni, si è iniziato a dare molta più enfasi sulla trama in sé. E quindi andando avanti con gli anni, la parte principale è diventata proprio la trama, che dà uno spessore, come leggersi un libro. Esatto, poi hanno migliorato un po' tutto. Sì, questi primi erano proprio di basi, devi diventare più forte, devi continuare a sconfiggere nemici per diventare più forte, per sconfiggere nemici ancora più forti. E continui, continui così. E c'è la trama proprio di contorno esterna che. Ma infatti. I primi qua che ho fatto sono anche molto veloci perché rispetto appunto a quell'altro persona che dura 70 ore, questi qua in 10-15 li finisci. Li finisci in 10-15 perché? Perché non avendo dialoghi, non avendo niente, non approfondisci un cavolo e quindi fai la svelta. Quell'altro dura 70 perché se vuoi approfondire effettivamente tutti i personaggi, in qualche modo devi farlo e lo fai tramite dei dialoghi.
Ok, la Kunoichi con un po' di fatica è stata abbattuta. E otteniamo la Masamune. Masamune intanto la prendi te, ma appena sblocco il ninja, col cavolo che te la tieni. Guarda che si asciuga le lacrime, è proprio triste. Siamo un'energica, va? Anche due. Hai capisciuto? Tu comprendisti? Comprensudesti? Comprusciutti? E con salami? E con pennelli? Con gli stuzzicadenti, che lo ammazza con gli stuzzicadenti. Ma lì si sale e ci si va dopo. Quindi andiamo giù di qua. Excalibur, la spada suprema. Accetta, accetta. Generale. Ma è già un'emba di Dragon Ball questo, è uguale? Vai con calore, e tu attacca normalmente. Quaranta di danno, pochino. Iper, quanto gli fa? Iper, supermercato. Qua sono io che sto delirando, ma sì. 600. Ade. No! Si è inciampato, è caduto di faccia, Zatian. Poverino. Inciampato di faccia, ha picchiato il naso e è morto. Questo non fa neanche tanti danni, onestamente. Andiamo con ghiaccio e facciamo un energida su Zatian. Dio. Madonna, fa anche tutto quel male, Dio. Biologica, è inciampato male, a cipicci picchia. Qua sembra che evoca una donna blu che gli fa il dito medio. Qua l'animazione della l'animazione di ghiaccio. Sembra che ci sia Shiva che gli fa il dito medio al nemico. Chi è? Lancio ste palle di neve e me ne vado. Iniziano ad avere tanta vita, sti qua. Ok. Esatto, ti è, ti ho sconfitto. E me ne vado. Excalibur.
Excalibur si può usarla, immagino solo il cavaliere. Immaginavo. La lancia solo il dragone. Ma cavalieri non ne abbiamo. Perché sto serpentato maligno? Niente di che, niente di impegnativo. Danno da veleno, c'è qualcuno che avvelena, non so chi. Penso con la Masamune che prendano veleno. Può essere, non ne sono sicuro. Ok, qua abbiamo Ragnarok, la spada dalla potenza ineguagliabile. Miseri mortali, come voi, non possono sperare di poter impugnarmi. Se lo dici te, ti vediamo. Vediamo il Chocobo qui cosa fa, se fa schifo o se fa qualcosa di utile. Gioco calcio. Quattrocentomila danni. Cioè, piuttosto di niente, meglio i 400 danni, però. Fa abbastanza schifo. Ok, qua potremmo avere un problema adesso. Più di un problema. Abbiamo più di un problema. Dato che ci hanno ammazzato. Fortunatamente c'è il salvataggio automatico. Urlavo se non ci fosse. Sappiatelo. Ok, dovevo entrarmi tutto. Era MIP, esatto. Proprio MIP. L'invocazione non è magia, anche se usa Reflex ce ne sbattiamo noi. Esatto. Ma scusa, fa tanti danni quanti ne fa il Chocobo? A questo punto arranchiamo il Chocobo inutile e attacchiamo con quello. A toglierci 1200. 1200 è tantissimo. Sisma. No, ho sbagliato. Chiamate energia solo su uno, che non ne ha neanche bisogno.
Ok. Ce la facciamo, ma con difficoltà. Non completamente agili. Ragnarok, chi può usarla? Il Cavaliere Nero. Vai. Usa un Energiga su tutti. Un paio di Energia su pochi. Facciamo così, almeno fa un salvataggio. Di nuovo, affrontiamo questo. L'asta del patriarca. Se saprete tenere a testa la mia potenza, vi rivelerò la via del ninja e del saggio. Lo spirito che risiede nell'asta attacca la squadra. Ninja e saggio. Scilla. Scilla matta. Divento saggio. No, divento ninja. Il saggio lo facciamo diventare mio, saggio. O Zapian, vediamo. Io divento ninja. Fai una Egida su di te intanto. Esatto, what the? Ninja, che fa le mosse feline. Non ho più male. Bene, attacca, tu continua col ghiaccio e tu dagliene una singola a Zacian. Questo medio che si propone sempre. Su di me, 1800 m'ha fatto. Alla faccia dei danni, 22 punti vita c'ha. Guardate mio! Energiga si è piantato, giusto per non farci mancare nulla. Di schiena mio. Stava cercando di scappare, gli ha tirato una bastonata sulla schiena ed è lì morto in quel brutto modo. Con qualche fatica anche questo l'abbiamo ammazzato. Abbiamo ricevuto l'asta.
classe del ninja capace di usare qualsiasi arma e del saggio, in grado di lanciare qualsiasi magia. Saggio e ninja sono disponibili. Immagino sia come quelli vecchi, quindi niente esperienza per loro. Esattamente. Esattamente. L'asta è sempre un bel regalo. A me gli diamo l'asta. Asta alla vista. Allora, in tutto questo abbiamo detto, noi facciamo il ninja, eccolo qua. Con Excalibur e cerchio lunare. No, proprio no. Equipaggiamento, ottimista. E Ragnarok e Masamune, via. I fuochi abbiamo detto lo lasciamo. Cavalieri, proviamo il dragone. Va a 244 con 133 di difesa. La cavaliera nera invece 274 con 135, comunque meglio questa. Latian, proverei a farlo saggio per vedere se può utilizzare anche le, cioè se può usare anche le evocazioni. Ecco che può usarlo il fiocco, anche se mi sa che può utilizzare solamente magie, non invocazioni. Vediamo a breve. Coda, coda, coda di Fenice, dove sono ogni volta? Coda, 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 completo, artigli. Dove sono le code di... Perché merda che non puoi ordinare per gli oggetti consumabili, oh? Così ogni volta io devo cercare 2 ore dove sono le code di Fenice. Sì. Completo, gran pozioni. Si è perso anche le code di Fenice. L'asta del ninja. Però sopra a sinistra, tipo la tredicesima cosa. La sono persa. Eccole qua. Allora, dicevamo, vediamo se... Guarda che sembra la scimmietta di nuovo. È tornata la scimmietta. Sono tornato scimmietta. Sì, in realtà questo qua è il bavero del ninja, ma vista così sembra la scimmietta. E quindi è bellissima. Shuriken, Elysia. Comunque, c'ha 140. Vabbè, Ragnarok dà tutto. 145, 99. 5 agilità, resiste, dà tutto. La Masamune la toglierei e metterei l'Excalibur, che c'ha 5 in meno di attacco, ma almeno Zacian e Koki può utilizzare questa e guadagna un botto in più lui. Melisia,
Uno shuriken. Qua vendono le evocazioni. Qualora la gente non riuscisse a battere. Tornado, miracolo, santa, fusione, Ade e Meteora. Voglio provare solo se funzionano le evocazioni, perché se funzionano le evocazioni... Vabbè, Zacian, cioè puoi lanciare tutto. Puoi lanciare sia evocazioni che... Però vediamo se lanci sempre l'attacco più potente o è l'evocazione scarsa. Immagino sia l'evocazione scarsa. No, è comunque quella OP. Zacian, diventi... Shiva è la magia di livello 2, è quella scarsa. Questa è la magia di Shiva scarsa. Però lanci sempre polvere di diamante. In pratica non ha nessun senso lasciarti evocatori. Cioè, né te né mio. Tutti e due... Anche mio diventa un saggio e basta. Doppio saggio. E te ti apprendi anche tutte ste robe. Santa, miracolo, tornato. Non puoi prendere un tornado perché ne conosci già di livello 8. Giustamente. Però puoi impararti... Neanche Meteora puoi imparare. Puoi imparare troppe poche magie. Rianima alleato KO... Va bene, in realtà con quello ti tieni così e basta. Però fusione, cavolo. A mio facciamo apprendere. Meteora. Fusione. E tornado. Va bene, ci accontentiamo così. Ti aspettavi di meno da me? Assolutamente no. Là c'è un negozietto che... Ho ben compreso come posso raggiungere. Non vado in quel negozio. Che c'è di là. C'è qualcosa? Ah, ok. Vedevo che c'era una crepa nel muro a destra, ma di solito ci puoi entrare. Scudo di cristallo, elmo. Ma lo shuriken è un oggetto da lancio 140. Ottimizza. E adesso tocca tornare indietro a piedina, a manina. Sto leggendo perché esiste il summoner, se il saggio può fare tutto, ma non spoilerà nulla. Secondo me il summoner comunque c'ha un bonus
a livello di job, andando più in alto, secondo me può far più danni con le vocazioni e basta il summoner. Ha senso che esista? Dimmi solo questo, ha senso che esista il summoner? La differenza, ad esempio, c'è anche l'illusionista. L'illusionista può usare tutte le invocazioni, può usare tutte le invocazioni, ma fa comunque, utilizza delle varianti diverse degli incantesimi, tipo con Shiva non usa polvere di diamante, ma utilizza un incantesimello del cazzo. Con il summoner mi viene da pensare, il summoner utilizza sempre la versione più forte, mi viene da pensare che a livello più alto faccia molti più danni con le evocazioni. Cioè scala solo sulle evocazioni. Il summoner attacca tutti con l'evocazione, il Sage no. Adesso proviamo. Guarda, facciamo il test con questi. Lo metto in difesa, difesa. Vai con Scintilla. E te vai in difesa. Attacca tutti a prescindere. Onesto. Però attenzione, perché tu hai fatto la differenza. Sei sicuro che il summoner sia la classe giusta? Perché, come ti dicevo, c'è l'illusionista. Il summoner, non so se come li hanno tradotti in inglese o meno, cioè in italiano. Perché non vorrei che il Summoner fosse la versione precedente effettiva. Madonna, anche Sancta, che male che fa. Ah, evocare quello debole, summonare quello forte. Ok, allora non so neanche io. Perché se no non mi spiego proprio la differenza, cioè chi mi fa di usare il summoner quando il sage fa letteralmente qualunque cosa. Il sage fa letteralmente il caffè. Utilizza le evocazioni, utilizza le magie, puoi usare quello che vuoi. Che senso ha? Cioè puoi evocare il fucking Godin e shottare nemici. Non fa danno, Odino non fa danno, shotta. Sempre shotta.
Non so, più leggo sta wiki meno capisco, perché uno non dovrebbe usare il siege e basta. Sarà che lo prendi più difficilmente da in game. Può essere. Cioè, fai conto, è una classe opzionale alla fine. Perché qua è un dungeon opzionale questo. Sta che prendiamo comunque una svalangata e mezza di danni. Va bene. Torna lui che già. Allora, da qua usciamo. Vado giusto a fare un attimo un po' di ottimizzazione delle magie. Kum Kum. Che è scritto in sto modo poi. Allora, fammi un attimo così, dato che mi sono perso. Che cosa come dovrebbe essere scritto, Melly? Che mi sono perso. Kum Kum. No, perché pensavo io ad altro. Perché la mia mente perversa si è collegata a tutt'altro. Brum brum. No, no, ma hai capito bene, solo che ho collegato io tutt'altra cosa. Allora, Ade no, fusione lei l'ha imparato. Ha imparato quella e prenderai un miracolo. Sancta. Va bene con quella. Il miracolo fa proprio comodo.
a prenderci qualche magia bianca di livello 8 da Darth Zapian. Almeno facciamo una cosa pulita. Ottimizziamo il tutto. Ma poi quelle gambette, che velocità di. Velocissime quelle gambette. Ok, usciamo da qua. Usciamo anche da questo posto. Così che riesce a fare tanta strada con la velocità, esatto, ma guarda le gambettine. Camminassi così veloce, altro che calorie bruciate. Poi metti il turbo qua. Ok, riposino tattico, la penichella. Penichella tattica. E da qua mi tocca andare a prendere la Nautilus di nuovo per andare nel villaggio nascosto. Attacco. Nel villaggio nascosto ci prendiamo almeno un'energia giga. Quindi oggetti miracolo a mio, giusto, magia. Di livello 7 non è più niente. Dati, mio. Mi muovi tornado. Mi muovi. E caos, men che meno. Rinascita, tienila. Queste le teniamo. Zapian lì è messo bene. Un'energia giga. Ci prendiamo anche per qua. Energia giga. Perfetta. L'abbiamo già. Le abbiamo già tutte. Un'energia. Energia è di livello 3.
di livello 3, te c'hai già queste due, rimuoviamo poca. Appendi. Questo. Prendi questa. Ok. Messo. Mi faccia passare. Scendiamo qui, risaliamo sull'altra, ennesima fenichella. Vediamo un po' il bestiario come messo. Tanti, 40. Mostri mancano. Questi sono tutti boss, Madonna. Perché? Allora, direi che ci avviciniamo alla torre di cristallo e poi proseguo la prossima volta. No, non voglio qui. Qua potremmo anche attivare gli scontri che... Intanto è tutta esperienza questa. Esatto, quasi finito per oggi. Attacco normalmente, te, ma si attaccate di base, che tanto questi schiattano prima. È che se non attaccate voi non fate in tempo ad attaccare. Fate così, andate in difesa voi due. E in difesa prendete lo stesso punti esperienza. Anche se non agite.
Abbiamo fatto anche un livellino con Mio, brava Mio. Tanto abbiamo sette cochi che picchiano come dei dannati quando l'abbiamo esplorato. Grandemone. Gran pippa anche. Ciotto matte, sei buono. Almeno per la prossima volta ci teniamo il dungeon finale con relativo boss finale. Anche quello dovrebbe essere l'ultimo. Teniamoci pronti. Un'energia, una lei, e siamo a posto. Quindi salviamo. E vediamo se siamo qualche personcina, facciamo il raidino a qualcuno, se c'è qualcuno. Grazie, belli! Vedi che grazie a te di essere passata. Possiamo andare da Face, da Two Face. Dai, andiamo da lui. Grazie a chi è passato, a chi ha fatto compagnia. E ci sentiamo la prossima volta. Ciao, bella gente. Rimanete. Two Faces. Let's go. Ciao Serpentelli, alla prossima.